Giornata sottozerica, temperatura ultra polare, difatti ci siamo solamente io e il cane Dastan, un lupo delle nevi e un solitario interprete dei colori e dei disegni del mondo, della vita, dell'amore, da portare, da trasmettere con tanta, veramente tanta gioia a tutti, ma veramente a tutti, ma soprattutto a tutte le amiche. A tutte le amiche e anche forse magari anche a magari anche non solo alle amiche ma anche gli amici di amore con il mondo. Questo laghetto ghiacciato mi ha ispirato una visione ultraterrena, ci sono delle forme amebiche, spaziali, che immagini che sembrano venute da un altrove, come se qualcosa risiedesse non solo dentro di me, ma anche proprio nel patrimonio etnico dell'universo intero. Fossilizzazione di un istante glaciale, questa bolla che stava per emergere nell'acqua è rimasta lì, è rimasta stampata in quel preciso attimo cronologico, qualcosa veramente che ci collega alle memorie temporali della storia di tutta la nostra era. Una specie di virgulto cosmico, sembra quasi un fiore ricamato nelle trame del ghiaccio. E poi questo capolavoro di oreficeria, questo incastro tra l'avorio, l'argento, l'oro bianco, questa composizione assolutamente artistica che dimostra come lo spirito dell'arte è nella cerchia della vita intorno a noi e poi qualcosa giunge, quella che noi chiamiamo ispirazione o capacità di interpretare, è un dono, è solamente un dono che noi riceviamo dalla gioia, dalla bellezza e dall'ascolto del mondo intorno a noi. E questo incredibile scarabeo bianco, ditemi adesso se non c'è una precisa correlazione tra le divinità della storia, tra quegli scarabei che venivano letti come un segno degli dèi, magari nell'antico tempio di una civiltà egizia, lo scarabeo bianco anche come forma di vita in contrasto ossimorico con quel nero che porta verso la lettura di un mondo di tenebra. Non è così, qui tutto è luce, qui tutto splende, la cristallizzazione delle acque ha dipinto questo indescrivibile disegno d'autore.
camminare, muovermi in questo teatro, in questo palcoscenico straordinario, in questo bosco sul crinale, dove il cielo attraversa il bosco da una parte all'altra, azzurro di qua, azzurro di là, esposto in tutte le direzioni, il vuoto, l'ampiezza e questo grande, grandissimo senso di sconfinata libertà. Ecco, questo è proprio uno di quegli alberi che io definisco alberi imperatori. Un imperatore è un albero di grande importanza, di grande ampiezza, che cresce staccato dal bosco e sceglie per sé, per le proprie fronde e per le proprie radici, un punto particolare. Provate a immaginare l'energia che questo albero è in grado di assorbire di fronte a una spazialità di questo livello, un albero che offre in dono al proprio tronco quotidianamente lo spettacolo di un tramonto d'autore. E questo è uno dei miei luoghi più amati in assoluto. Il bosco dei faggi candelabro. Questi rami proiettati verticalmente verso l'alto creano una corrente, una tensione energetica che, restando qui al centro e nel cuore di tutto questo, diventa veramente straordinaria. Vorrei provare a trasmetterla, se riesco a trasmettere questa potenza, salteranno i televisori, i monitor cominceranno a incrinarsi, usciranno le grandi energie e questi colori straordinari, altro che il 3D, il 4D. Qui ci fiondiamo tutti quanti nelle grandi energie cosmiche, nella quinta, nella sesta, nell'ottava dimensione, andiamo oltre tutto quello che siamo riusciti a fare, immaginare e concepire fino ad oggi e diventiamo parte integrante e integrale di questa integrazione energetica e cosmica. Non sembra, ma con 4 gradi sotto zero sono entrato quasi in ipotermia. Intanto adesso accendo la macchina, comincio a scaldarmi. Anche Dustin è qui buono buono, ha smesso perfino di abbaiare. Torno a casa, mi scaldo. Per oggi il vlog si chiude qui. Continueremo sicuramente in un seguito imminente. Con, penso e spero, una temperatura quantomeno più agevole. Buon sotto zero a tutti! Ho detto che lo facevo e l'ho fatto. Oggi la temperatura è un po' più mite. Sono tornato qui proprio perché voglio andare lassù. Ma la grande novità del 2016, che non siamo più soli, guardate
Oggi con noi Alessandra, grande amica di Amore con il Mondo. L'abbiamo ammirato poco fa. Adesso vediamo questo stesso albero attraverso gli occhi di Alessandra. Alessandra, ti presento un albero imperatore. Attenzione, perché Alessandra non è mai stata nel bosco dei faggi candelabro. Sarà una sorpresa indimenticabile ed è per questo che noi adesso andremo a occhi chiusi fino alla meta. Ti tengo io, cerco di non farti cadere nel limite del possibile, perché sarà un momento che non dimenticherai mai più nella tua vita. Attenzione, qua ci sono delle radici. Ce la facciamo? Ce la possiamo fare. Non sbirciare, eh? No. Siamo quasi. Attenzione. Ci siamo quasi. Attenzione. Stiamo entrando nel magico teatro del bosco. L'abbiamo già visto prima, ma lei, ripeto, è un evento da scrivere su Wikipedia, sul vocabolario delle Zingarelli, in tutti i telegiornali. Per la prima volta, signore e signori, Alessandra nel bosco dei faggi candelabro. Alessandra è rimasta abbastanza incantata dalla grande magia dei faggi candelabro, ma questo è ancora niente. Vieni che ti voglio presentare uno dei balconi di casa mia, o meglio di casa nostra, perché il mondo è di tutti noi e questo è un grande terrazzo sul mondo, un panorama indimenticabilissimo. Wow, tutto un altro scenario. E adesso si cammina. Uno, due, gluteo, col bicipite, quadricipite e il polpaccio. Uno, due, gluteo, e la massa se ne va e si tonificherà. Uno, due, gluteo, quadricipite, col polpaccio, con il gluteo, la massa muscolare si tonificherà. Uno, due, un bel respiro. Qui davanti a noi, la cima di questa piramide himalayanica, una vetta su cui Alessandra sta per giungere insieme a tutte le amiche e a tutti gli amici di Amore con il Mondo. Faremo una sbandierata nei colori di questo cielo, ma attenzione, perché il momento più emozionante sta per arrivare. 50 metri e poi per la prima volta Alessandra in vetta sotto
la magia di questi colori, lo spazio di questo grande cielo. Dastan è già arrivato in vetta, è qui a 5 metri dalla vetta. Qui Alessandra, il panorama comincia a delinearsi nella sua sconfinatezza. Per galanteria, concedetemi di far passare prima le dolci creature. Siamo anche noi! Grazie! Alessandra non può saperlo, ma proprio qui ho concepito le prime pagine di un libro che ho scritto esattamente 3 anni fa. E quindi adesso, insieme alla dolce anima femminile e allo splendido cuore di Alessandra, volevo leggere in dono alle grandi energie del cielo, della vita, ai colori di questo tramonto, alcune pagine, facciamo alcune righe di questo libro. Ci sediamo un attimo in questo salottino riparato dal vento. Se me lo tieni un attimo in mano, perché io sto anche tenendo la fotocamera, leggo solamente le prime righe. La pelle respira come le foglie, l'albero ha i rami come noi le braccia, ramoscelli come noi abbiamo le dita. La pianta si nutre di acqua, terra e sole. L'uomo è ad un livello superiore nella catena alimentare, si nutre anche della pianta stessa. Così facendo raccoglie in sé tutte le energie di vita di tutti i regni della natura. Il guerriero dell'amore osserva un albero, poi studia il proprio corpo. Entrambi abbiamo un tronco. Dal punto di vista strettamente alpinistico, questo è poco più che un pinnacolo, non è una grande impresa, ma l'impresa è esserci in un momento come questo, in uno spazio di questo genere, in una giornata così. Oggi fortunatamente non siamo più in un ambiente sottozerico, anzi direi che si sta veramente bene, perlomeno fino a quando abbiamo il sole che splende davanti a noi. Alessandra, con le telecamere di amore con il mondo, e per la prima volta una bella sbandierata nelle mani di una dolce creatura. Siamo un po' attardati a vedere il sole che tramontava da una parte e la luna che sorgeva dall'altra. Una magia indescrivibile. Adesso, un po' perché siamo rimasti soli e al buio e anche un po' raffreddati, un po' per il piacere di tenerci per mano davanti al calore delle fiamme, di fronte a un orizzonte che si sta illuminando con le luci della pianura, le case, la sera. La notte imminente sarà una notte sicuramente magica, perché quello che abbiamo visto è stato un dono di energie veramente grandiose e meravigliose, come gli occhi di Alessandra che ci ha accompagnato in questo primo vlog della 5ª stagione di Amore con il Mondo. E quindi, amiche e amici di Amore con il Mondo, restate con noi, perché sarà una stagione
di grandi luci, di grandi colori e di grandi magie.